TV Studios e in compagnia oggi ci troviamo con il tenore Gianluca Paganelli. Benvenuto. Saluti a voi e alla grazie alla web TV Studio e a te. Senti, ci troviamo normalmente, io incontro gli ospiti dello spettacolo, della canzone, degli attori, eccetera. Volevo farti alcune domande velocissime perché so che sei super impegnato. Ci troviamo infatti in Puglia. Sì, poi questi artisti sono sempre super impegnati, in realtà, insomma, abbiamo pure dei momenti in cui possiamo rilassarci, per fortuna. Ed esatto. È importante. Anche passiamo questo. Subito alle domande. Ecco, prego. In compagnia, diciamo, di Gianluca Paganelli, reduce dal concerto sia in Giappone che in Canada. Le tue emozioni? Ma diciamo che io faccio questo lavoro perché amo cantare, amo la musica, ho iniziato per amore della musica e, come si dice, anche unire l'utile al dilettevole, cioè il viaggio, che per me è importantissimo, no? Si dice sempre che è importante il viaggio più che la meta, perché nel viaggio tu fai esperienza, incontri diverse culture e quindi questa cosa ti arricchisce dal punto di vista personale. Quindi diciamo che io sono molto contento di viaggiare e di... ho iniziato in Inghilterra con la mia carriera, casualmente sono andato in Inghilterra e ho iniziato a farmi conoscere. Il mio primo disco è stato un disco di tango, è stato sponsorizzato da Len Goodman, che è il giudice di Ballando con le Stelle versione inglese, ma anche in America lui è giudice di Dancing the Stars. E ho cominciato a viaggiare, cioè a fare un tour, iniziando con questo disco di tango che ho registrato lì in Inghilterra, addirittura a Westminster mi hanno intervistato e mi sono trovato a Westminster per la, diciamo, giornata dedicata al matrimonio, hanno introdotto questa cosa del tango e mi hanno invitato, mi trovavo lì, insomma è stato molto imbarazzante perché all'epoca comunque non parlavo bene l'inglese, adesso ho imparato. Lo parlo meglio, ma noi siamo sempre italiani, quindi abbiamo sempre questo accento un po' così. E ti volevo fare proprio una domanda su questo, perché scegliere di fare concerti all'estero? Ma diciamo che io, sai, vai dove sei, cioè sono delle cose casuali, nel senso tu ti trovi ad avere una come posso dire, una risposta in un posto piuttosto che in un altro e quindi per una questione di così casuale ho provato lì e mi piaceva l'Inghilterra, questa cosa della musica a Londra, ci sono tanti generi, tanti si fanno jam sections, però insomma l'accento l'ho migliorato, jam sections che sono in questi club dove si può cantare jazz oppure anche diversi stili, insomma con diversi artisti, addirittura c'è un locale che si chiama, famosissimo in tutto il mondo, si chiama Regent Scott, si è presentata Lady Gaga così e ha cominciato a suonare e si è esibita e vanno artisti per il gusto di stare insieme, di fare musica e quindi per una questione proprio per amore della musica, non ho pensato alla possibilità di riuscire, di diventare, di fare, ma solo per il gusto della musica. Noi ovviamente ci troviamo qui in Puglia, la Web TV Studios si trova a Roma, però è ovvio che io come inviata speciale mi trovo qui nel Salento, a Lecce precisamente. Perché ti vediamo qui in Puglia? Perché cosa? Perché sto collaborando con un artista che amo moltissimo e che è Franco Simone, io è penso di essere, eccellente. Che penso che lui, insomma, sia uno dei cantautori, cioè lui scrive parole e musica e quindi non è solo cantante, è diciamo qualcuno che ha questa capacità creativa che è rara e che, ecco, per esempio lui è famosissimo in Italia, però ha avuto un grande successo e ha un grandissimo successo specialmente all'estero, in Cile, dove per esempio la sua canzone più famosa, che è Paesaggio, insieme anche a Respiro, adesso addirittura ha raggiunto 100 milioni di visualizzazioni.
visualizzazioni sul web, per cui sulla YouTube, quindi ed è molto felice di lavorare lì. Però essendo qui attaccatissimo all'Italia, attaccatissimo al Salento, comunque non può distaccarsi da questo certo. posto meraviglioso che è la vostra terra. Gianluca, progetti futuri? Ecco, progetti futuri. C'è un nuovo progetto. Un progetto che abbiamo fatto recentemente con Franco, cioè recentemente, che è stata un'opera sacra, che si chiama, che è lo Stabat Mater, che è un testo di Jacopone da Todi, antico, musicato da tantissimi, moltissimi musicisti, quali anche Rossini, Vivaldi, Pergolesi, e la sua, diciamo, questo Stabat Mater, composto da Franco Simone, è un'opera rock sinfonica, è un esperimento che abbraccia il classico, ma è proiettato anche, come posso dire, nel presente, perché appunto ha in sé tanti elementi musicali che sono importanti per riuscire comunque a come dire, ad essere comunque moderni senza perdere, però per forza moderni è sbagliato, no? L'idea di essere per forza moderni o imitare qualcuno è sbagliato. Riuscire ad abbracciare diversi elementi e far sì che l'opera d'arte nasca così in modo spontaneo è molto importante. Lo Stabat Mater sul testo di Jacopone da Todi è un'opera che ha scritto, per cui sulla quale ha lavorato Franco Simone dal punto di vista musicale, ed è stata poi anche arrangiata da Alex Zuccaro, che è un bravissimo arrangiatore sempre salentino, perché non si sa, ma qui più vado avanti e più scopro che la vostra terra è ricca di musicisti, a partire già da Tito Schipa, che è stato uno dei tenori più importanti del mondo. Ora, dunque, lo Stabat Mater, quindi è quest'opera che è rock sinfonica, che è stata molto apprezzata anche in Vaticano, eccetera, eccetera. E abbiamo debuttato a Roma. Però io mi trovo qui perché sto registrando un disco che Franco Simone mi sta. Di canzoni di Franco Simone, che si chiama Sono nato cantando, Gianluca Paganelli canta Franco Simone. E è uscito già un singolo che si chiama Acqua in Luce, che si può trovare su YouTube. E su Amazon, insomma, riscontra un discreto che abbiamo visto, che comunque è apprezzato, e siamo felici di questo. Bene. Stiamo registrando un video su YouTube. Perfetto. E dalla vostra inviata per la Web TV Studios è tutto. Da me, Arianna Valentini, e dal tenore Gianluca Paganelli, a voi studio. Grazie. Ciao.